Allora oggi è davvero una partita molto 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 complicata, ha funzionato davvero poco. No, non sono d'accordo. Secondo me invece c'è una cosa che non ha funzionato, è l'attacco. Lì abbiamo fatto molta fatica, ma in ricezione le abbiamo tenute basse, quindi vuol dire che in battuta abbiamo fatto un buon lavoro. Il loro attacco, che comunque insomma ha tante uscite, ha tanta qualità, l'abbiamo contenuto bene, ci siamo create tante occasioni. Il problema è che poi riusciamo a mettere palla a terra e questo stasera e nell'ultimo periodo lo stiamo facendo con poca qualità, e quindi ora questo è l'aspetto più importante. Anche in ricezione, tolti dei momenti di blackout dovuti secondo me alla frustrazione di non riuscire a mettere la palla a terra, però abbiamo tenuto con buon ordine. Per cui ripeto, secondo me dove dobbiamo lavorare molto è in attacco e sulle scelte dei colpi e andare un po' più libere come facevamo una ventina di giorni fa, perché così diventa difficile poi giocare con queste squadre, ma non solo con queste. Io insomma ora alleno questo gruppo da tanto tempo e ci sono state delle situazioni come il primo set a Trento piuttosto che il secondo a Roma, dove davvero siamo spariti dal campo in maniera ingiustificabile. Qui secondo me stasera siamo stati presenti in tutti i set, anche nel secondo, però non siamo riusciti. In attacco abbiamo subito troppo la qualità dei loro muri, dovevamo sfidarli di più e meglio, perché poi questo giochino qui è semplice, e al netto della qualità sul primo e secondo tocco, poi la palla bisogna metterla a terra, e se non riesci a farlo con continuità, poi alla fine squadre come questa ti danno una possibilità, forse la seconda, ma alla terza non ci arrivi mai. È un periodo complicato comunque questo, perché insomma adesso la classifica comincia a farsi davvero forte. È vero che non è questa la squadra migliore per poter fare punti, però... Ma, noi siamo consapevoli, eravamo consapevoli della difficoltà di questo campionato, per cui non sono stupito dell'equilibrio che c'è, delle difficoltà che ci sono. Noi, ripeto, dobbiamo settimana per settimana analizzare le situazioni con molta lucidità, lavorare sempre col massimo dell'impegno, perché noi non possiamo prescindere dalla qualità del lavoro settimanale, e poi ora dobbiamo ritrovare anche un po' più di salute, perché in questo periodo abbiamo avuto un po' di acciacchi che ci hanno parecchio penalizzato, e quindi speriamo che da martedì riusciamo anche a ritrovare tutto l'organico in palestra, perché quello per noi è fondamentale. A proposito di salute, abbiamo visto la Ferrari in campo dovuto a problemi per Tony Villotto. Sì, Serena aveva dei problemi all'addome, e quindi abbiamo fatto la scelta di Federica, che tra l'altro secondo me tranne un paio di situazioni di ricezione in zona 1 se l'è cavata bene, ha fatto secondo me una bella partita, e sono contento di come si è comportata.